Questa giornata, che dal titolo Buone pratiche di comunità ai musei etnografici presidi di sostenibilità locale, si svolge presso l'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche a Pollenzo ed è il frutto di una collaborazione tra Fondazione Fitzcarraldo di Torino, che è un centro indipendente di formazione, ricerca e consulenza nell'ambito del management delle politiche culturali, la Regione Piemonte, che sostiene anche economicamente l'incontro nel quadro di una convenzione per l'aggiornamento degli operatori culturali piemontesi, e l'Università di Scienze Gastronomiche. È la seconda volta che ci troviamo qui, ci eravamo già trovati l'anno scorso. Sono presenti una serie di relatori molto importanti hanno il compito di provare a delineare un futuro per i musei etnografici, considerandoli come dei presidi per una sostenibilità locale a 360 gradi, non quindi basata unicamente su una valutazione dell'impatto economico, ma individuando anche altri impatti. I presenti sono comunque antropologi di fama nazionale e direi anche internazionale, tra i quali io segnalerei il Luigi Lombardi Satriani, che è stato anche senatore della Repubblica e nella legislatura 2000 al 2005, se non sbaglio. Marino Niola, e ai lavori parteciperà anche Carlin Petrini, in rappresentanza dell'Università di Scienze Gastronomiche. L'altra cosa che vorrei sottolineare è che il convegno è stato ideato dal professor Piercarlo Grimaldi, sempre dell'Università di Scienze Gastronomiche, che ha messo a disposizione la sua competenza per costruire questo importante momento di confronto. E l'altra cosa che vorrei sottolineare è appunto l'impegno di Regione Piemonte a sostegno dell'aggiornamento degli operatori culturali, pur in un momento, diciamo, di difficile congiuntura come l'attuale, e effettivamente con un futuro che non si presenta in così roseo. Yeah, okay.